E allora ritorniamo in diretta dall'antico caffè Soriano. Mentre piove. Mentre piove questo ticchettio che sulle, nostre, sulle nostre teste. È il ticchettio di una pioggia che tamburella. Acqua de marzo, direbbero. Direbbero i brasiliani. Che bello, che citazione. Che... dopo ce la mettiamo, dopo ce la mettiamo. Sì. La facciamo mettere al nostro regista questa acqua de marzo. È pedra. È a fin cammino. Quella lì. E allora, mentre io così con il piatto mostro a favore di telecamera quello che i nostri radioascoltatori non possono vedere, ovvero un mille foglie di patate e baccalà affumicato, olive taggiasche, pesto, pinoli e bagno in alto mare per chi vuole, salsa agrodolce che è il piatto che ci stanno servendo qui al caffè Soriano, caffè Soriano da dove siamo in diretta, tu Paolo Merlini e tu Erminio Giudici. Esatto, io con già i nostri ho assaggiato ospiti. Quindi posso dire che è squisito, è squisito, ma l'hanno assaggiato e finito anche loro, è rimasto solo il mio che doveva stare a favore di telecamera. Questa sera gli chef del Soriano si sono messi un po' stanno un po' rigidi. Buono, stanno un po' rigidi. Bravo. Perché di fronte a cotanta classe a tavola abbiamo, ripetiamolo per chi si fosse messo in ascolto adesso, Enrico del Tiglio, Enrico Massaro del Tiglio, Massimiliano Capretta dell'Arca e poi la regina Laura la regina Donna Laura mi piace Donna Laura, bello Donna Laura perché lei sotto lei sotto ama i fascisti in doppio petto, diciamo la verità, insomma, per cui me oui. Ma insomma, ecco, quindi allora, chi casca bene qui può fare base jumping. Ebbene, perché e allora, c'è tutta una diatriba politica che andremo a dipanare nel corso della programmazione di Cucina Capocischi. Avete, perché io ancora non l'ho fatto, accompagnato questo piatto di mille foglie di baccalà con il polisia, ovvero piceno superiore, che metto anche questo a favore di telecamera, e 2011 Sangiovese e Montepulciano. Affinamento acciaio e bottiglia, non fa legno. Non è fa l'unico legno. Rosso che produciamo che non fa legno. Un'eleganza, quindi, non la tradizione. Assolutamente sì. Rocco fa vini molto eleganti. Hai capito? Un vino robusto. Però che normalmente sono robusti e difficili da addomesticare, perché poi c'è questo sangiovese che no, è abbastanza scalpita. Nella gamma dei vini di Rocco sono davvero tutti raffinati, un po' come il bel tenebroso qui. Onorato, o anche Rocco e suo fratello. Ma non si chiama Rocco, Tu gli hai, non si chiama, il soprannome, il nome gli è stato dato, non è il vero nome Rocco. Sì, si chiama Mario in realtà. Mario. Tutti lo sanno, solo tu non lo sapevi. Ma come non lo sapevo? Io poi non sapevo che comunque il tenebroso gli è stato dato. È una cosa singolare perché anche il signor Capretta, che minaccia l'anagrafe come Massimiliano, invece in realtà gli amici lo chiamano Massimo. Massimo. Quando veniva a Londra tutti Max, mi cambiano sempre il nome. Ah, e allora Max da Londra. Max from London, Massimo per Torano e Massimiliano per l'Italia. Fantastico. Allora Massi per gli amici, certo, come Erminio che Massi, ventennale, grazie, amicizia ventennale. Grazie Massi. Allora, noi ti abbiamo presentato, vorremmo allora, dire scusa, qualcosa. Ti chiedo scusa Paolo, prego. Tieni tu la conversazione, nel frattempo io... Tu assaggia. Assaggio. Assaggia, non vorrei... si sono comportati bene in esatto, cucina. E non vorrei che abbiano detto bugie i nostri commensali, insomma. No, allora, no, mai. Massimiliano Capretta, mi ha veramente colpito... una risposta che tu hai dato ad un giornalista del Mattino che ti ha domandato come possiamo definire la tua cucina. Sì. E lui appunto risponde, e io poi ho avuto anche una versione particolare di questa risposta, perché lui risponde mi piace classificarla secondo tre caratteristiche fondamentali: sana, buona e bella. Sì, ecco. Sì, sono tre caratteristiche che io porto nel cuore da 20 anni. Quindi per me, se il mio piatto, se non ha questi tre elementi, non è il mio piatto. Allora, tu hai fatto tantissime esperienze,
Sì. Nasci in una famiglia numerosa. Sì, numerosa. Ha tre fratelli e tre sorelle. Siamo sette fratelli. Io ho la fortuna di conoscere soltanto due sorelle, sono tutte e due bellissime. Sì, è vero. Cioè, è un. Perché cioè, tu sei un buon gustaio. Cioè, lui parla soltanto di roba da mangiare, di donna da bocca piena. Sì, perché il vero buon gustaio parla, mangia e beve contemporaneamente. Mi nasci nel 72 a Torino. Sì, perché incidentalmente. Sì, incidentalmente mio padre lavorava alla Fiat, classica emigrazione dal sud al nord, e poi però l'amore per il Val Vibrata, niente, ha detto ciao Fiat, è tornato subito in Val Vibrata. E in Val Vibrata invece l'ho fatta tutta, perché noi abbiamo abitato da Civitella, Sant'Egidio, Nereto, Torano, e ho parenti, cugini carnali da Civitella fino ad Alba Adriatica. Cioè, eravate nomadi. Cioè, noi siamo una famiglia super numerosa. Dalla parte di mio padre sono in 10 fratelli, dalla parte di mia madre in 11. Cioè, una bella famiglia abruzzese. No, 40 cugini carnali, boh, non lo so, ho perso il conto, neanche li conosco. Che saluto tutti naturalmente, perché anche se non ci vediamo mai li voglio bene. Ma le riunioni di famiglia non le fate all'Arca? Ma guarda, noi solo quando riuniamo la nostra famiglia ne siamo tipo 20, dai, la suggerisci 22, solo noi, i miei genitori e noi fratelli con rispettive mogli e figli. Quindi abbiamo citato l'Arca, che è il tuo ristorante ad Alba Adriatica. Sì. Dove presto verremo in Flora, io non sono mai stato. Beh, e la cosa mi incuriosisce anche molto. Allora, approfitto per pubblicizzare anche il nuovo New Entry. Esatto. Il Melograno. Ti devi sbrigare, Paolo, se vuoi andare all'Arca. Perché il Melograno, siamo nelle prime colline di Corropoli, del comune di Corropoli. In realtà siamo nelle prime colline dopo Alba Adriatica, dopo l'Iper di Colonnella, la prima collina che si vede. E siamo nel mezzo di Corropoli, Controguerra, Colonnella e Alba Adriatica. Siamo proprio in mezzo, attraversando due vie, cambiamo comune. Però noi siamo nel comune di Corropoli, che salutiamo il nostro grande sindaco di Corropoli. Un'altra cosa che mi ha colpito. Il Melograno è questa nuova struttura dove abbiamo un B&B con 8 camere, una piscina dove quest'anno presentiamo il primo impianto elettrolitico, è una piscina completamente naturale che viene prodotta con acqua e sale, che però già esiste. Questo è un primo prototipo che abbiamo fatto, il primo in Italia, dove sempre per mantenere la nostra filosofia del bio, quindi io non è che per me è uno stile di vita, non è una moda come oggi è per tanti, e quindi abbiamo fatto questo primo impianto. È una piscina fungicida, battericida, una piscina curativa, ancora non la pubblicizziamo perché insomma aspetto di farmi due bagni io, vedo se esco vivo, vi invito. Beh, un'altra cosa molto... Ok, questa era la cosa da scoprire. Il melograno che poi insomma ritorna a Cucina Capucischi. Il melograno, perché già la settimana scorsa c'era parlavamo di melograni. Con il libro del nostro amico che Pietro Neno, capitano, che ci ascolta sempre. Ma per davvero. Questo è veramente. Davvero. Che oggi ha cambiato la sua immagine di Facebook. Mi è arrivata la notifica. E ha messo un'immagine di lui durante una conferenza in giacca e cravatta. Cosa sì, che... Nell'83 però. Sì, esatto. Non rivelare la tua giovanissima. L'ha detto lei, io non l'avevo detto. Io in diretta non l'avevo detto. Io ho detto che no, che quando noi ancora... detto no, che io penso dell'83. Che l'83 vabbè, ormai l'ho detto, sono andato a Londra, capito? Quindi era l'83. Mi fa piacere. Quindi Laura, ero mi già sa maggiorenne. Che pure Rocco è dell'83. L'82 allora sono la più giovane, vai. Allora Laura, ma a prescindere dal fatto della giovane o non giovane, tu sicuramente sei giovane, sei anche la più bella a questa tavola, è donna. Rocco, questa l'ha rubata Enrico. Io adesso io però adesso vorrei che Massimo ci desse conto di una frase che ho letto. Quindi lui a un certo punto di questa intervista bellissima dice: con tutta sincerità io mi definisco chef di cucina bio mediterranea, una cucina che parte dal Gran Sasso fino ad arrivare al Mar Adriatico, utilizzando le risorse del territorio, dai funghi alla cacciagione fino al pesce del nostro mare. Sì, verissimo. Perché?
Innanzitutto perché noi abbiamo una fortuna, quindi abbiamo in 40, nel raggio di 40, 50, 60 chilometri un'opportunità che poche regioni al mondo hanno, avere dalla Cacciagione, dai 3000 metri fino alle paparazze del mare. Quindi secondo le paparazze per noi marchigiani, perdonami, sono le vongole. Le paparazze per noi sono le vongole. Per voi abruzzesi sono le vongole. Le traducevo in marchigiano, in sammetese sono le cucciole, perdonami. Ah, addirittura. Io non so perché sono della vallata, quindi. Laura è della vallata. Non posso dire niente sul San Benedettese verace, sono adottata, ora mi è arrivata anche la residenza a San Benedetto, ma non sono verace. E quindi scusami, nonno, il cavaliere come le chiamava? Non lo so se le mangiava, nonno, solo broccoli. Ah, solo broccoli? Diceva lui. E allora Massi, allora noi. Quindi dicevamo biocucina mediterranea perché mi sono sempre definito chef di cucina mediterranea, soprattutto in questa fase dove si spadroneggiano le varie diete oggi sono crudisti perché i calciatori lo sono, vegani perché lo racconta l'amico, o vegetariano perché il finto non mangio l'agnello, mangio la carne, no, il pesce sì, il pesce no. Secondo me io preferisco definire cucina mediterranea perché penso che sia in assoluto la dieta più completa, perché la dieta mediterranea prevede anche mangiare carne, certo, la mangio una volta al mese, però perché no? Perché la storia insegna che comunque se si mangia carne due volte l'anno non muori sicuramente. Assolutamente, ma io penso anche tre. Anche tre, no, ma io per dire, quindi due volte a settimana chiedi questi due volte a settimana si può? Si muore. Ma come? No, ma certo, ma si può sicuramente sì. Secondo me, poi, per carità, quindi mi piace questa definire mediterranea bio perché oggi se ne parla per moda, ripeto. Io lo sono sempre stato, Laura può testimoniare. Dire, l'ho detto prima a microfoni spenti e lo ripeto, che il primo ristorante gourmet, diciamo, nel quale sono stata è stato l'Arca, penso una quindicina d'anni fa con mio padre, fu la prima esperienza gastronomica significativa e è stato con la cucina di Massimo, con i tagliolini di Saragolla che all'epoca era assolutamente una cosa, cioè parlare addirittura di un grano specifico era proprio avantissimo. Quando facevo la zuppa, facevo l'arancino di miglio, i clienti mi dicevano che ero pazzo perché gli davo da mangiare il cibo dei canarini. Il cibo dei canarini? E quando gli dicevo che gli portavo un piatto bio, mi dicevano: ah, no, non darci le cose normali, non ci dare le cose strane. Quindi proprio il dialetto, perché comunque. Senti, ma quando gli hai fatto assaggiare il brodo di canocchie che ci ha di con tartufo bianco, racconti questo piatto che a me ha emozionato. Questo è stato un piatto, è stata una sorpresa, innanzitutto venire al Soriano e trovare il mio piatto sul tuo menù. Abbiamo provato a rifarlo in malo modo, l'abbiamo citato sul menù, omaggio allo chef. Sì, infatti sono onorato, ti ho ringraziato e mi ha fatto molto piacere, insomma, trovare un piatto che da un collega professionista come te, del tuo calibro. Dai. Il brodo di canocchie per me rientra nella mia mentalità con quella massa di pizza fritta, le crescette, che maestro, grande Ervino. E niente, rientra nel quello che è la mia filosofia di cucina, che è una cucina estremamente sana, quindi il brodo di panocchie perché nasce dall'idea che la panocchia, cercare di estrarre tutto dalla panocchia, e quindi io con questo semplice ingrediente cerco di poi realizzare un bel, penso come tu giusta, grazie, mi hai detto, un grande piatto, ma lì in realtà l'ingrediente poi fondamentale era la panocchia, quindi tirare fuori i filetti, tirare fuori questo brodo che secondo me è uno dei crostacei più buoni in assoluto, che sublime, che supera aragoste, astici, scampi e tanti altri, forse il gambero viola, il carabinero sono un po'
ci può stare, sì, però la manocchia sì, ho capito, se ma... prese di stagione. Se oggi mi prendo una voglia, vado al mercato a trovare il gambero viola, la palomma, o meglio, la figlia della palomma mi sputa. No, ma io parlavo di una cosa a livello mondiale, io non parlavo di una cosa a livello locale. Ma se io oggi c'ho voglia. Per me la manocchia è la più buona al mondo, cioè, quindi figurati, siamo per quello che ho girato, per quello che ho provato. Grande. Vai. Non lo so, cosa dire a questo punto? Sì. Non abbiamo più la regia in questo momento perché, non abbiamo, anche perché la regia... è impegnata. Impegnata una... Giustamente. Io andrei avanti. Andrei avanti. Questo ma... era molto buono. Questo era molto Chi buono. L'ha fatto questo qua? Questo l'ha fatto il Ventresca, ma l'hanno fatto in collaborazione il Giacomo Antonio e il Ventresca, perché stasera il Kakulov non mi è assente stasera. Il Kakulov è uno scelto. Parlavamo degli chef della cucina del Soriano e allora questo è un piatto per tutti, parliamo per tutti quelli che non seguono Cucina Kapuscinski e che ci invidiano. Allora, in cucina c'è lo chef Ventresca, che è lo chef che si occupa dei primi principalmente, poi c'è Savino Giacomo Antonio, lo chef Giacomo Antonio che si occupa dei secondi piatti. Come se funziona? Come si chiama lo chef che si occupa dei primi? Simone Ventresca. No, come si chiama? Allora, vedi le domande, ti faccio allora, domande difficili. Ma, non te lo dico io. Isola San Biagio si chiama Entremetier. Visto che siamo preparati a Isola San Biagio. Senti, io sono io lo personalmente so che sono tu sei... Io personalmente sono uno chef abbaye. Ah, bene, allora io tutto in ginocchio, io. Quello che abbaia, quello che abbaia e chiama i piatti. No, no. Bisogna dare a Cesare quello che dice. Insomma, questo, voi avete se è vero. Non sono abituato. Volevo parlare piano, invece avete Ventresca che è bravissimo, è eccezionale, tira fuori dei piatti. Ho mangiato qui al Soriano dei primi veramente squisiti, quindi una cosa particolare la assaggeremo tra un pochino, ma lasciamo stare i cuochi del vabbè, le licitiamo. No, ma perché quell'omino, quello lì, chi è quello che stava parlando Chiara, adesso? Sì, quello del Tiglio. Sì, quello sì. Del Tiglio. No, di Foce. No, quello di Isola San Biagio. Ah, ecco, ricordo male. Ma guarda che io sono Isola felice, non altro Foce. No. Io non so se ci saranno, spero molti, conoscendoli tutti a Isola San Biagio, sono 35, ecco, quindi stanno facendo il tifo. No, sicuramente stanno tutti ascoltando la radio a quest'ora, ma ve lo posso immaginare, potrei citare anche nomi. Io li vedo accanto a quello una certa strumento. Marietta, un certo Pippo, una certa Anna, poi tutti a dormire. Li salutiamo tutti. Una certa Margherita, li salutiamo davvero. Ma sono sicuro che se qualcuno è andato a dormire prima ci seguirà. No. Su YouTube da domani. Ah, è anche, esatto. Sicuro. Ma io che mi sono formato da McDonald's, appunto, quando a un certo punto ho letto che tu avresti dichiarato, secondo qualcuno, conosco le basi della cucina, me l'hanno insegnate i grandi come Escoffier e Artusi. No, Artusi, no. Questo era modo. Ascolti, l'ha scritto Laura, perché a un certo punto evidentemente non sapeva più che scrivere. Esatto, ha scritto queste cavolate. È vero. Ora, no, l'unica cosa che so e che è vera è che me l'ha insegnato mia mamma, quel poco che so di cucina e basta. Che adesso sta dormendo. Quando sono andato a trovare Enrico Altiglio, finito il pranzo ci ha portato dentro il capanno dove stavano ad asciugare i salami e le lonze. È vero. Ci ha fatto un graditissimo omaggio il salamino. Me lo ricordo, ma me l'ho dimenticato. Stavamo insieme a Gino Trolli. Non mi ricordo niente, però mi ricordo quel particolare che siamo andati nel capanno che ci ha portato a fare insieme a Gino Trolli, che lui conosceva in quanto assessore alla cultura regionale e ci teneva a farci vedere la sua distesa di salumi ad asciugare. È stato gentilissimo e carinissimo. Ci ha offerto il salamino. È bello perché Laura conclude questo magistrale pezzo
dicendo. Ma poi l'ha adoperato anche per altri, quindi sì, cambio di volta in volta, cambia il nome, ma l'articolo rimane. Quella di Ventresca è una storia da raccontare. Devo dire che prima l'ha ritagliata su di me, poi dopo ha visto che funzionava e quindi... l'ho scritto. Vabbè, anche per altri. Enrico Mazzaroni, umile, intelligente e sempre accompagnato dal suo cappello da cuoco montanaro, tra virgolette. Che non dimentico mai. Oh, ma me lo chiedono in molti, come mai porti i capelli? Dove mi lo sento trovi? Freddo. Poi ci sono dei prezzi ridicoli, quelli del 14, del 2014, insomma. Dei prezzi sono ancora ridicoli, purtroppo. Aumenteremo per l'anno prossimo. Offerto in menù degustazioni da 33 a 45 euro, serviti in un ambiente elegante. Noi, se non è vero, noi siamo un agriturismo fondamentalmente, quindi siamo un agriturismo e abbiamo i prezzi. Però ce lo possiamo permettere. Possiamo andare. Ci possiamo andare, vini esclusi. Vini esclusi, vini esclusi. Vini esclusi. Ce li portiamo da casa. Ve li da Rocco. Ci portiamo i vini della cantina, ce li abbiamo però al limite. Quelli di Rocco ci sta. Mo sta qui, quelli di Rocco ce li riprendete, due tre bottiglie. Dove passiamo? Passiamo che torniamo a Laura. A Laura. Torniamo a Laura un attimo. Sai da quanto tempo conosco Laura? Da poco, io da pochissimo. Non è vero. Io, comunque, tu prima hai citato il cavaliere, lei è una faccia nota per me. Allora ti io spiego. Conosco la mamma, sicuramente conosco la mamma. Conosci la mamma? Perché? Avendo frequentato un po' Cento Buchi, allora, qualche anno. Allora, Paolo, facciamo un. E tu hai la stessa faccia di tua madre a sì, questo anche punto? Sì, in tanti mi dicono anche la voce. Allora, anche la voce, probabilmente facciamo sì, un back to the roots. Back to the roots, questa cosa Madonna, si sta proprio. Sposta in modo che Carlo possa. Buonasera, Carlo. Buonasera, Carlo. Che io non smetterò mai di Solo gli chef mi possono capire a me, guarda. chiedo asilo politico, chiedo. E allora, Carlo, questa era la voce di fuori campo di Carlo, che io non smetterò mai di ringraziare, perché lui mi permette con il sorriso ecumenico che mi contraddistingue, molto francese. ecco, lui mi permette di stare qui a cazzeggiare mentre lavora al Soriano. Il tuo è di me. Patteggia per ridurre la pena. Allora, mentre Carlo ci ha portato questa tagliatellina alla liquirizia Marelli con burro di Normandia, alici del Cantabrico e ribes e polvere di ribes disidratato. Che Gianluigi è già finito? No, non è arrivata ancora. Una cosa di Ramana pure. Ah, allora Gianluigi ha già mangiato anche un timballo di Ramano, perché lui è raccomandato. Ha già mangiato, esatto. Allora, ti ricordo, Paolo, devi sapere che è una puntata anarchica. È una puntata anarchica senza pause, perché nessuno ha rispetto. Grazie, per Laura, devi. Che insomma, Laura, che non viene da Gambero Rosso. Allora, Laura da Gambero Rosso, ma Laura da Gambero Rosso. Un attimo che Carlo ti quindi tagliamo un attimo, vai avanti tu, Paolo. Ma ti volevo dire che devo andare un attimo, mi chiamano in regia al bagno. Alzo le mani. Statico lui. E allora, regia, musica, regia, questa cosa è improvvisa. Musica, c'è andare. Un allarme. Dobbiamo andare e andiamo. Nessun allarme. Allarme meteo. Tante care cose. Cari ascoltatori, questo qui è il bello della diretta. Erminio se ne va, poi tornerà. Siamo pronti con una canzone, sicuramente anche con due pezzi, così mangiamo tranquilli. A voi.